Ciao a tutti gli amici che ci seguono su YouTube, ben ritrovati in questo nuovo video tour immobiliare. Oggi Tony Di Maria vi propone l'acquisto di un'imperdibile opportunità immobiliare. Nel centro storico di Palermo, è più precisamente in via Nino Basile, a ridosso della celeberrima chiesa di Casa Professa. Un appartamento di 260 metri quadrati circa, ubicato al terzo piano senza ascensore, all'interno di un edificio ottocentesco. Il condominio gode di un ampio atrio con un affresco posizionato al centro della volta condominiale e gradini in marmo rosso Verona, che rimandano ad una sfarzosità legata al passato. Arrivati al terzo piano, abbiamo due appartamenti. Quello che ci apprestiamo a visitare è alla nostra destra e si apre su questa ampia saletta d'ingresso. La saletta, che come possiamo notare è molto ampia, ha diverse porte. La prima, alla nostra destra, ci conduce alla lavanderia. La porta a fianco, invece, ci conduce al primo bagno. Questo è con vasca. La porta di fronte, vicina all'ingresso, si apre sulla cucina. La cucina, che è evidentemente abitabile, è dotata di un piano cottura in muratura ed ha un'ampia finestra che si affaccia sull'atrio interno. La casa, che ha mantenuto le caratteristiche originali dell'epoca di costruzione, ha i tetti alti e la pavimentazione, che è stata sostituita, è in cotto ceramizzato con decori a tappeto, che richiamano la pavimentazione tipica delle case antiche. Dalla cucina, attraversando un piccolo disimpegno, arriviamo al salone. Questo, che è pari a due vani, è suddiviso idealmente in due zone, ovvero la zona soggiorno e la zona salotto. Al centro, a dividere le due aree, abbiamo il camino. Questa è l'unica stanza della casa, dove è stato possibile riprendere i decori a tetto, che un tempo ornavano questa splendida proprietà. Dal salone, è possibile affacciarsi dal primo balcone, che si espone su via Nino Basile e guarda la chiesa di Casa Professa. Tutti gli infissi esterni sono in alluminio colore marrone, mentre gli infissi interni sono in alluminio con vetrocamera. L'altra porta del salone ci conduce alla prima camera. Questa, che attualmente è adibita a studio, ha anch'essa un balcone che si affaccia sul prospetto. Questo è il secondo balcone. Rientrando in casa, la porta di destra ci conduce al disimpegno. Di fronte a noi,
Abbiamo invece il ripostiglio, mentre a sinistra è ubicata la seconda camera. Questa stanza, che ha un balcone a petto, si affaccia sul prospetto ed ha un soppalco in legno molto comodo. Il corridoio che stiamo percorrendo delimita la cucina e ci riporta all'ingresso. Questa è la scala che collega la zona giorno con la zona notte sovrastante. Il primo ambiente che incontriamo a questo piano è la terza camera. Questa stanza ha una finestra ed il bagno in camera con doccia. Tutte le finestre sono dotate di zanzariere ed inferriate. Questa è la quarta camera. Come abbiamo potuto notare, durante questa visita virtuale, tutti gli ambienti sono dotati di termosifoni. Infatti il riscaldamento è autonomo con caldaia a gas. Questo è il terzo bagno, ed è dotato sia di vasca che di doccia. A seguire, l'ambiente successivo è rappresentato dalla quinta camera, che funge da camera matrimoniale. Qui abbiamo un'ampia finestra ed un comodo armadio a muro. Adiacente alla quinta camera, una mansardina funge da cabina armadio. Ritornando indietro, adiacente alla scala che collega i due piani, abbiamo l'uscita che ci conduce al primo terrazzino, collegato a sua volta attraverso questa scala in ferro, alla terrazza sovrastante. Questa è la terrazza, panoramica, soleggiata e riservata. Per fissare un appuntamento o per ulteriori informazioni, contattaci al 329-216-03-94, anche tramite WhatsApp. Se questo video vi è piaciuto, vi invitiamo a mettere mi piace e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivando la campanellina verrete aggiornati sui prossimi contenuti. Per vendere, affittare o comprare casa, affidati a Tony Di Maria.